Buongiorno, buona domenica mattina. Why you wanna let me go, nah, nah, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, nah, nah, now. Allora, io sono appena uscita, sono andata a fare la spesa con Ale, è venuta a prendermi. Siamo andate a fare la spesa perché a pranzo pranzeremo da lei. Mauro è già fuori che sta tagliando il prato perché è il primo taglio dell'anno. L'altra settimana ha passato tutto il decespugliatore, così almeno ha tolto l'erbaccia più alta. Adesso invece sta passando il prato. Tra l'altro il terreno è asciutto rispetto all'altra volta, perché l'altra volta abbiamo fatto veramente molta fatica, perché essendoci il prato bagnato si appiccicava l'erba ovunque. Avevo le scarpe piene d'erba, la casa, la facciata dove c'è il mattone laterale era pieno d'erba e toglierlo è stato davvero una fatica. Per fortuna oggi è asciutto, quindi riuscirà a tagliarlo meglio. Invece voglio dare una passata invece alla pavimentazione esterna, perché la siepe sta esplodendo già rispetto all'altra settimana, non vi dico, adesso poi ve la voglio far vedere perché è veramente bellissima, però perde le foglie, quelle che magari si sono un pochino seccate. Poi c'è stato molto vento ieri, quindi devo assolutamente dare una passata. Allora, adesso faccio lo svuoto alla spesa e volevo cucinare le zucchine saporite, così domani me le porto a pranzo, e intanto che Mauro taglia il prato poi andiamo a pranzo da Ale. Oggi pomeriggio volevo andare a lavare la macchina e poi non so cosa faremo, probabilmente staremo a casa. Ho recuperato la spesa, adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Siamo andati alla Coop. Allora, ho preso una confezione di funghi porcini, diciamo che è funghi secchi con porcini, quindi è un misto, perché volevo fare il sugo di funghi e salsiccia. Poi vedrò se fare anche la polenta, perché l'avevo fatto e era venuta benissimo, però vediamo se fare solo il sugo o fare anche la polenta. Poi ho preso tre confezioni di zucchine, queste qua chiare, sapete la mia preferenza è per le zucchine chiare. Ho preso questi qua con i fiori di zucca, così almeno ne approfitto per farli in pastella. Qua c'è l'altra confezione, così. E poi ho preso una confezione di salsiccia di maiale. Poi l'altro sacchettino, che è qui, ho preso finocchi per farli in friggitrice ad aria, sapete che sono la mia passione, fatti in friggitrice ad aria. Una passata di pomodoro della Mutti, perché sapevo di averne un po' in dispensa ma non sapevo quanto, quindi ho preferito comunque prenderla. Poi ho preso anche le patate, ho preso queste qui che sono la qualità pasta bianca, ideali per purè, gnocchi e crocchette. Io pensavo di fare gli gnocchi, quindi magari questa settimana, se riesco ad arrivare a un orario decente, volevo provare a fare gli gnocchi. Quindi questo è tutto quello che ho preso, adesso lascio fuori le zucchine, metto via tutto il resto perché tanto non mi serve. E poi inizio a fare appunto le zucchine insaporite. Allora, ho deciso di fare le zucchine insaporite, come avete visto, e oggi utilizzerò il mio affettatutto. L'ho preso ormai qualche settimana fa, ma non l'avevo ancora utilizzato, quindi oggi quasi quasi lo sperimento con voi, così almeno non sporco niente, anche perché l'affettatutto ha la capacità di sporcarsi solo lui e non andare a sporcare il boccale, quindi voi lo togliete, lo lavate, il boccale rimarrà assolutamente pulito. Allora vado sulla funzione affettatutto. Lo farò per la prima volta con voi perché io non l'ho mai utilizzato. Allora, metto funzione spessa. C'è la possibilità di mettere sottile o spesso, io metterò spesso, così almeno mi fa i tagli a rondelle come taglio normalmente. Ho dimenticato questo qua, adesso vi faccio vedere, vado a inserirlo qui e poi vado a schiacciare spesso e guardate, adesso ve la faccio vedere, guardate, ok, guardate, queste sono le rondelle delle mie zucchine o
ora vado avanti con il resto, così ve lo faccio vedere tutti insieme. Ecco qua le mie zucchine, adesso vado a metterle all'interno di un contenitore perché ne contiene non più di 800 grammi, io ne ho molte di più, quindi le devo fare in due tempi. Guardate, queste sono le zucchine tagliate. E boccale pulito. Qui sono le mie zucchine. Adesso cerchiamo la ricetta, zucchine insaporite. Allora ritorno alle mie ricette. Diciamo che la salvezza del bimbi, come vi ho sempre detto, è proprio quella di riuscire a sistemare la cucina prima che il bimbi finisca di cucinare, perché non so voi, ma io quando prima cucinavo sporcavo veramente tutto, invece adesso riesco a mantenere la cucina pulita perché man mano che lui cucina io mi sistemo, anche perché adesso ho un pochino di fretta perché dobbiamo andare appunto a pranzo da Ale, quindi ho pensato di fare queste perché ci vogliono 12-13 minuti, vanno in fretta, così io poi le metto a raffreddare e stasera le mangiamo e l'altra parte invece ve la porto a scuola domani. Mentre il bimbi cucina volevo portarvi un attimo in mansarda perché ho ricevuto alcuni messaggi dove mi veniva detto che è troppo bassa, che non sembrava bassa così. In realtà la mansarda non è poi così bassa, il punto più alto, cioè la parte tutta centrale più alta, quella vivibile, sono più di 3 metri di altezza, quindi sembra dalla fotocamera bassa, in realtà no, quindi vi faccio vedere così almeno vi fate un'idea anche voi. Questa è la parte bassa della mansarda e ci saranno 3 metri da qua alla parte più alta, quindi guardate quanto spazio c'è, cioè vabbè, io sono piccolina quindi riesco a sfruttarla al meglio, chi è un pochino più alto sfrutta la parte centrale, però voglio dire le altezze della mansarda sono comunque queste qua, non è che cioè, è una cosa così tanto strana. È ovvio che nella parte più bassa faremo delle cose che noi pensavamo di fare appunto in una chiusura dove non abbiamo necessità di andarci se non magari per prendere la roba, i cambi di stagione, queste cose qua. La parte più alta verrà sfruttata per viverci. Just loving this moment, can we stay here forever?
Allora, questa parte di giardino è già praticamente tutta tagliata. Non è neanche malissimo per essere il primo taglio dopo l'inverno. Ci sarà da seminare di nuovo questa zona qua. Vero Mauro? Ci sarà di nuovo da seminare questa zona qua. Bisogna arreggiare e prepararlo per l'estate. No? Infatti, ci sarà un bel lavoro da fare di nuovo, ma si sa, tutti gli anni è così. Guardate l'ulivo come è diventato grande. Questo qua ha ormai 3 anni e la siepe che vi dicevo è veramente meravigliosa, guardate, sempre più bella. Questo rosso secondo me spicca da morire e poi crea davvero tanta privacy, perché vedete, praticamente da fuori non ci vedono più in casa e noi non vediamo più. Abbiamo praticamente questa muraglia di siepe, di verde, crea questo muro stupendo, veramente stupendo. Non vi avevo fatto vedere il banano l'altra volta, ve ne avevo parlato, vi avevo detto che stava fiorendo, cioè stava puntando di nuovo. Guardate, meraviglioso. Guardate quanti bananini fa, stupendo. Anche là ho messo questo qua, che era in vaso, che l'avevo messo sotto la tettoia. E anche questo sta crescendo tantissimo. Il mio bimbi ha terminato di lavorare, adesso tolgo il primo round di zucchine insaporite, le vado a mettere all'interno di una ciotolina e vado a mettere le altre. Lo lavo con la funzione salse caramello e si è ben sporcato, quindi io lo faccio con questo, così si scrosta bene tutto. Questo è il risultato. È ovvio che più spesse le tagliate e più rimangono intatte, ma a me piacciono così, che si sfaldano un pochino, in modo che poi riesco anche a condire ad esempio la pasta. Allora, stiamo andando da Ale Pierre, io ho lavato il bimbi, ho sistemato tutto, stiamo andando a pranzo, come vi ho detto. Sto prendendo la mia macchina e Mauro prende la sua, perché poi dopo Mauro va con Pierre nell'officina di Pierre, che deve sistemargli 2 cose. Io poi verrò a casa con la mia, anzi prima di venire a casa, come vi ho detto prima, passerò con Ale lì da Mauro e Pierre a lavare la macchina, così almeno ce l'ho pulita per la settimana, visto che ho la possibilità lì nel capannone di Pierre di lavarla. La lavo lì, così non spendo soldi in settimana. Per l'ultima settimana di lavoro, finiremo mercoledì. Tra l'altro finiremo prima di pranzo, quindi farò giusto qualche ora la mattina, poi niente, verremo a casa. Invece adesso non so bene se mercoledì o giovedì andremo a salutare la zia di Mauro, quindi pensavamo con mia suocera ieri di andarla a trovare prima di Pasqua, così almeno le facciamo gli auguri
quindi avrò la settimana un po' così, però il fatto già di essere a casa per me è fantastico, perché quest'anno, come vi ho detto, ho bisogno di vacanze. Tra l'altro ne approfitto per ringraziarvi per i tantissimi messaggi di supporto che mi avete mandato l'altra volta, sia per quanto riguarda le cosine che vi ho fatto vedere, mi sono piaciute tantissimo, siete curiosi di vedere i colori, ma presto ve lo farò vedere, perché veramente rende tantissimo. Però volevo ringraziarvi soprattutto per i messaggi di supporto, perché mi avete capito il mio stato d'animo di questi ultimi mesi. Io rispetto molto, soprattutto ultimamente, me stessa, metto al primo posto me stessa, quindi il fatto che io faccia fatica a fare video, farmi vedere, ve l'ho spiegato, non è un periodo a livello personale 100% sereno. Per fortuna ho la mia famiglia, per fortuna ho Mauro, veramente, che mi danno tanta gioia, tanta serenità, però dall'altra parte sono comunque un po' così per la mancanza di Zoetta. Però si va avanti, ma sono contenta che voi mi abbiate capito. Adesso sono arrivata e ci vediamo poi dopo. Noi siamo qua nel capannone, qui c'è Ale, abbiamo lavato la macchina, l'unica cosa che non va l'idropulitrice, quindi adesso arriverà il papà di Pierre e vediamo un attimo di vedere se si riesce a sistemare, così la laviamo fuori. Comunque l'ho pulita tutta dentro, che era quello che mi interessava di più, e adesso è tutta pulita, meravigliosa, sembra nuova, sono quasi commossa. Là invece c'è Mauro che adesso sta pulendo anche lui la sua, mentre Pietro sta arrivando perché è salito, ha visto il nonno in lontananza col trattore ed è salito sopra e sono venuti insieme. Adesso speriamo di riuscire a sistemarlo, così almeno la lavo. Adesso vi faccio vedere cosa mi ha dato Ale. Allora, Ale mi ha regalato questo qui, che è il coprisedile in pelle, bellissimo e super super comodo, guardate. E lei l'aveva preso sbagliato e allora questo qui l'ha lasciato a me, è bellissimo. Adesso poi prenderò l'altro da mettere là, così ne ho due. Tra l'altro ho il concentrato di pomodoro che oggi ho dimenticato da Ale. Allora, la nostra serata finisce qui al McDonald's. Sono le ore 20:49 e siamo stanchi, quindi McDonald's.